Eccoci qua, benvenuti a tutti nella lobby B del torneo Esist Livik. Sono Avok e sono in compagnia di Dodo. Dodo, e chi è Dodo? Non lo so chi è Dodo, è un tizio che mi aiuterà forse a commentare o forse creerà solo confusione, come è giusto che sia. Confusione, credo io. È così. Grande cazzo! Grande! Grande cazzo! Sono con le donne! Cazzo! Grande Avok, mi sei sfigato, incredibile! Cazzo! Grande Avok, mi hai invitato qua, sono troppo contento, ma qui siamo un evento incredibile, incredibile, amico! Siamo sull'aereo della Roma Est, del torneo Est, qui si vincono i soldi, qui non si scherza, qui si vincono soldi, si vincono. Mi ricordi un po' quanto si vince, Si Avok? vince come minimo 60 bombe, come minimo. Mortacci loro, E poi forse guarda. anche 185. Allora, linea di lancio abbastanza centrale, tre team verso Blomster, uno Crabgrass e un paio verso Power Plant. Seguiamo un attimo Power Plant con i Torino Hunters che stanno subito correndo a lootare qualcosa. E andiamo subito al volo anche verso Blomster. SPQR Mary con è il terrore dei sette mari. Oh no, SPQR Mary è stata noccata con uno shotgun da Four Enemies Ahead. Dario, qua è un. Sono forti, Mary, mamma mia, te ne abbraccione. Mary, ci dispiace, mi dispiace che sei ferita, ma sei combattuta con sei caduta all'amore. Scusami Mary se se l'è parlo, andata un po' a è stata cercare, brava. però è giusto così. È stata audace, aveva un'arma appena imbracciata, è andata subito a cercare di noccare il suo avversario. Forte il coreano. THBIR noccato. Noccato da uno dei Vae Victis. Vae Victis. Ha noccato anche Torino Hunters. Come si chiama? Kid Buu. Kid Buu già sta facendo fuoco e fiamme. Kid Buu ha Incominciano già con i morti, ucciso ma uno, ne stanno ha odiando noccato un qua. Qua altro. ci stanno gli Già SPQR attende che sta guardando dall'alto, due kill, Dario. Kid Buu. Vai Non Victis, mi riflettere. sa che sto fight se lo aggiudicheranno. Andiamo a. Oh, sono morti due dell'inizio, ho visto io. Non so cosa stai guardando tu. Io mi stavo rimasto dove mi hai detto all'inizio. Sono rimasto lì a guardare. Hanno steso Blessed. Quello, Sì, forte Blessed coreano. noccato. Ora stiamo seguendo Artemide nella soggettiva. Sì, io sto guardando Artemide che sta andando con Bucobus. Che Salgo in cazzo una di nome Bucobus? visuale Fammi dire il nome normale, aerea. porca puttana. E gli SPQR si portano a casa questo fight. Come tre Cazzo. cagnacci hanno pushato Li stanno insieme. prendendo per culo Antonio De Nisi, li stanno prendendo per culo, si è ammazzati due, la vendetta degli SPQR. Antonio, tu dite una cosa importante. Scusate, ma questo è un altro tipo secondo me. E il cronista tendenzialmente non dovrebbe essere di parte, ma te lo concediamo perché alcuni che ci stanno seguendo dicono che ha una voce affascinante, Siamo Dodo. completamente poco sportivi. No, ma è sempre così facile fare un campione, no? Sentite per esempio da quella cattiva di Miriam, non di Miriam, di Alexa, quindi niente, non è quello che ne ha ragazzo. Scusa, così estemporanei. Dodo, comunque alcuni spettatori dicono che hai la voce affascinante. Davvero? Chi sono questi? Ma io non lo so, secondo me non è che proprio ci sentono bene. Comunque andiamo verso Oldus, dove i due team stanno Davvero, vedi che per sono io, ti ho visto incrociarci. ragazza fantastica, qua là, meravigliosa, ma tu mi fai un Eh sì. Allora, il team 7 tiene sotto po'. Ti tiro i posso fare un Sici saluto? Love Ti posso fare a Oldus. Qui sta per Team 7, sei morto. accadere un fight. Il team 7 ha l'altezza e sta curando i Sicilov che ancora
inconsapevoli stanno lootando all'interno di un grande magazzino, però non sanno che a breve saranno forse cecchinati. No? Alice nel paese delle meraviglie, sembra tutti e quattro Alice nei paesi delle meraviglie, questi girotte, Sì. sto sciogliendo e si sta guardando, ma malissimo questi pantaloni bianchi, veramente un po' sporchi, ecco, fuori, non so che hai fatto, però io Sì, volevo sì, questo. sì, sì. I Tra Sici l'altro, Love non non so più che sanno. dire, Sì. Non scusa. sanno cosa può capitargli addosso da un momento all'altro. Ma poi mi Sono. si imbruttisce, oh no, stronzi, si riposano questo Mister malissimo. Pimpu. Ai ai ai, No, ha in rischiato Inghilterra, di Pimpu, brutto, ma Fabrizio, rispondono subito Natascio, al fuoco. Fabrizio, ti vogliamo bene tutti. Nasconditi. Comunque, io vado all'occasione per dare un abbraccio a Sara, che ci sto, so che ci sta seguendo. Sara del Sable degli STQR, un abbraccio Sable. Ciao E so che Sable. c'è un bel tipo qua, ci abbiamo la curva. Ti abbracciamo, non sappiamo perché, ma ti Sì. abbracciamo comunque. Affettuosi, siamo carini affettuosi, no? Nel senso, la classica affettuosità del milanese riconosciuta Ho mondialmente. capito, ma qui ci sono persone che si stanno sparando e uccidendo. Ok, E tu no, seguimo, sei seguimo. carino e coccoloso. Allora, vediamo un po' cos'altro. Oioioi, oioioi, Devil. Ai ai ai. Aia, stesa, mazza, questo è forte, c'ho lì però, che guarda come ammazza, quello dopo Ninja. l'ammazza, stende, stende, t'ammazza pure, che, la macchina da guerra, no? Come vedi Ninja l'ammazza? super skinnato. Fa brutto, sta andando ora a pushare verso la smoke. John Wick invece nella casetta, noccato, rischia di essere. Ah, rischia di essere finito. Sì, non se la sta passando tanto bene John Wick. C'ha 1, 2, 3 contro socialista con pantaloni bianchi un po' squatti che gira intorno tipo Sì. tipo Iena, ma oh, tra l'altro c'è da dire che c'è Ai stato ai ai, un Semper Kissinger. Fi, noccano e finiscono un ragazzo del team 3. John Wick noccato, rimane solo Dark, coperto nel grande magazzino, ma anche lui sta rischiando parecchio. Da fare Perché questi grandi magazzini d'arte, si deve fare questi, ma mercato. c'è un'altra difesa, guarda come ti rispondono, quello sta tirando bombe, fumogeni, Esatto. molotov, che li sta tirando, come ha tirato i piatti, li sta tirando, I ma Semper Fi tutto. stanno pushando, lo stanno accerchiando, si avvicinano e SL Dark quasi one shot ormai con la safe alle spalle, è veramente messo alle corde, ora i Semper Fi sono ormai arrivati al suo piano. Ninja sta per salire e la situazione non è affatto Ma gradevole. sempre sì, Ninja perché cosa fa? finisce Sempre Dark, sì, sempre finisce sì, il perché sta fight. correndo, fratello tuo. Sempre sì, per cosa sta? Per sempre sì, che cosa vuol dire? Sempre, Sempre sempre, sempre finti, sempre finti, no, Firenze, non scusa. lo so, sempre. Sta per Semper Fidelis, che era sì, un modo di dire per dichiarare la propria fedeltà all'imperatore romano. Mamma mia, guarda che citazioni di cultura. Senti, ma Maro. com'è possibile che inizi prima sono stati ammazzati gli STQR, io vedo Rolex, Ma Alexa, onestamente, Miriam. quello l'hai visto solo tu perché in IS erano scesi a eSport e. Sono io, oh, perché ho fatto la scarica Rolex per niente, ho fatto, non ci credi, Sono ma che felicemente in macchina a farsi una bella scampagnata, tutti e quattro. con chi sarà a combattere gli STQR prima? Cocobus con nome impossibile, Blessed e attendi, con chi sarà a combattere? Meri che ha fatto la fine del socio, con chi sarà a combattere? In questo momento, onestamente, non me lo ricordo, Ma ma cos'è no, fragante? ma Cos'è fragante? Perché se non ricorda la erano Nike, loro. sta negando. I Nike sono hacker, c'è un doppione, hacker, cabra, non è vero, sono carini, Adesso sono però la carini. situazione è parecchio interessante, Dodo, perché ci sono i NIS che stanno in mezzo agli SPQR e
e a You Such a Loser, non proprio impaninati, ma quasi impaninati. Situazione semplice. L'altra volta mi stai Sì, disparando in questa situazione. sì, Cocobus? sì, sì. Madonna, io ogni volta che parlo di Cocobus mi sembra di parlare di Fritzbus. Ma io sembra che io compro il biglietto quando devo combinarlo questo, ma non lo so. Ma, senti, un altro Cocobus, cambia del cazzo di nome, non si può sentire Cocobus. Scusa, mi smetti di Ai partire. ai ai, tarta finito. Tarta uno dei Navy Seal finito. Ora stiamo vedendo la soggettiva da Crazy che è coperta in casa e stanno fightando contro You Such a Loser. Che invece. Bella sta luna, Ai però ai è chiaro, ai 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 ai. mamma mia, vedo a temi che sono Ah, infinita. finiti, finito, finito anche Rolex. You Rolex, vogliamo Such a bene, Loser però questa è vincono. una fatta prima, la faccio pure adesso. A te e pure mi hai creato, cioè, voglio bene, però anche a me, Alexa, scusate, dove voleva fare questo, mi ho sbagliato, eh. No, ma sei sempre imparziale come è giusto che sia qualunque cronista. Un fight veramente fulmineo comunque, i ragazzi non erano messi affatto bene perché erano quasi fra due team. Sono concentrati su... ma adesso anche You Such a Loser devono correre perché questa safe fa abbastanza male. Andiamo Sì, verso oh. Crabgrass dove ci sono ancora gli SPQR, abbastanza tranquilli mi sembra, stanno coperti. Ma devo dire una cosa, Cocobus. se su chi è il team di Rita di SPQR è stato studiato comunque, non essere più forte di Acclame, quindi per quello sono un po' di abbastanza goditi. Tra l'altro stanno sfidando di compagni, perché vedo anche Mizzozzi sono andati sempre avanti in questo torneo, pure questi sempre. I danni stanno fatto delle partite e pure i ricchi hanno vinto quando le scorse giornate. Esatto, Insomma. infatti quello che un po' ci potevamo chiedere era se questo match avrebbe riservato sorprese oppure avrebbe confermato quelli che erano i match precedenti ed effettivamente ormai rimangono in vita 1, 2, 3, 4 team, uno sono appunto gli Zozzi, uno è Vae Victis, l'altro è i Semper Fi e come dicevi tu anche gli SPQR. Quindi bene o male si sta la partita confermando nel trend delle giornate precedenti. E Come sei professionale, lo sai sono quando ti sento abbastanza parlare così in professionale, inglese non che lo sembra che stai sapevo. parlando dei titoli in borsa? Te lo giuro, mi sembra di stare alla Borsa di Milano. Come sta andando l'Apple? La borsa di Arriva di Milano qua. sta andando in zona rossa, quindi sicuramente Rossa, anche la Borsa di Milano non tanto, non tanto. Ok, grosso come il sangue di tutti questi degli Isai che vedo Sì. parte degli SPQR, tra l'altro, Ora vai sappiamo come sono Victis fatti. fight con gli Zozzi. Zozzi che Ah, ospitano un Zozzi. Daruma però, eh. Cioè, non è Zozzi al 100%. Vedo che Chi è Zozzi che ha Daruma? c'è anche un Daruma con gli Zozzi. Ma sarà un Daruma o sarà un ex Daruma che non ha capito il target? No, secondo me c'è posto per tutti gli Zozzi a un certo punto. Non lo so, ho questa Si fa insomma sensazione. una cosa mucchiata, però Può capita, da... capita, Beh, capita si di queste chiamano cose. Zozzi, non è che si chiamano Allora non ti Chierichetti. chiama nessuno, io non so come ti pare, vediamo chi ti lascia dire, ci Sì, mancherebbe. sì. E vai Victis hanno nel mirino gli SPQR e la cosa non è del tutto gradevole, Mamma penso, che per il team fatica, hanno 12. 5, hanno 6. Quindi se ti cuore, ragazzi, fate il cuore così perché la venga a cercare uno per uno per caso se fate cazzate. È uno di questi, c'erano Kid Buu. 6.000, stanno a compartire che stanno a fare. Fammi andare a vedere, tu guarda pure i vedi, vediamo che succede. Anche Fammi tornare, i Semper vai. Fi stanno fightando contro gli Zozzi, ha lasciato One Hit Diabolic. Insomma, adesso la situazione si fa veramente tosta.
vicino, tutti Tutti, vicino. tutti, tutti a braccetto. Devil è assolutamente nella casa a fianco all'intero team dei Daruma, ma non si lascia certo intimorire, anzi attacca come se veramente non ci fosse un domani, lancia una granata in casa e Diabolik è nei cazzi. Lun Sì, Allora, sì, 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 s
insieme. No, Ai secondo ai ai, Artemide funziona purtroppo benissimo. Artemide alla peggio, rimane l'unico SPQR Blast che riesce ad arrivare in safe e Purtroppo. a proteggersi vicino al pilone dell'alta tensione. Deve rimanere lì, deve rimanere lì. Sì, Sempre Fidelis, sicuramente. stacca. Mi sa che Fidelis sta uno Sicuramente. Terry, lo vedo molto vicino a Donnarumma, al Zuzzi, col Terry, come dice Cremisi. Andando nella visuale globale si possono praticamente vedere già tutti i team nella stessa inquadratura per farvi capire quanto Figata, è una figata. sono vicini. Abbiamo i Semper Fi che stanno tenendo un paio di palazzini e una torretta. Dall'altra parte della strada, sulla sinistra, abbiamo i Daruma. Ed ecco pushare come pazzi con la Attacco. macchina Vae Victis contro Semper Fi Ninja. Esplode la macchina dei Vae Victis. Un Vae Victis muore e ne rimane solo uno. E Quello la safe intanto si sta stringendo sempre di più. Bless sta giocando SPQR bene, Bless è rimane a messo sinistra bene perché. solo. Due Zozzi fuori zona che fa malissimo al limite. Beh, Luba rimane anche lui per nascosto, sono andato a fare di Bless, Purtroppo ammazza, anche Bless ci cazzo. saluta perché Luar dall'altezza lo vedeva e lo ha finito. Ha sbagliato Bless da star centro, va a star fuori. Non lo vedo mai, quindi è stato molto più di gamba Luba. Gli Zozzi Comunque da qui. hanno una buona copertura che è la rampa per fare i salti. Sì, brava, bravissima, Zozzi bravo. ancora tutti e quattro in vita. Semper Fi coperti in casa e Vae Victis all'esterno. Sì, da parte direi che stasera hanno fatto un cazzo dalla partita, ma stanno a mandare benissimo, Ora tutto da dire. due Zozzi noccati, Red e il Daruma noccati fuori safe, la safe li finisce, Ninja da fuori safe, match finito. Incredibile, incredibile. Vai Victis, vanno a vincere. Vai Matt. Tutto nel secondo, niente da Sì. dire. Beh, che risultati, che risultati. Allora, andando a guardare un po' i risultati, vittoria. Per i Vae Victis, secondo posto per i Semper Fi, terzo posto per gli Zozzi, quarto posto meritato per gli SPQR, quinto Grandi, posto per gli Such a Loser, i quali hanno praticamente finito quelli che sono al sesto posto, ovvero i Navy Seal, settimo posto per i Sici Love, che comunque senza infamia e senza lode il settimo posto è ottimo. Ottavo mamma mia, posto per degli SPQR rimasti in due. Nono sei colpa di posto. Capinuccio e Vincenzino che sono due bambini Me. terribili. Tette, se qualcuno ti dà vicino a destra, consiglio caldamente di andare a menare. Vai, scusami. Nono posto per i Four Enemies Ahead, che comunque si Oh, aggiudicano grande. almeno un punto di una kill e il nono posto che qualche punticino lo porta. Decimo posto per i Torino Hunters e di nuovo undicesimi alcuni dei Four Enemies Ahead. Allora, io all'undicesimo vedo un nemesi, un premesi ed Ed, un clan che è difficilissimo da dire, ma in particolare una pari 95, ma questa pari 95 che tu sappia, Avuk, ma non è la capa dei capi di Yetis, questa ragazza, che tu No, sappia. ma no, sarà una che si chiama uguale, ma non credo che sia lei, anche La perché. omonima, l'omonima, Ma sì, giustamente. anche perché la capa di Aegis è una Conqueror e di sicuro non avrebbe. La migliore,
è impossibile, zero kill, Vale. No, non Capa, credo. capa diesis, sappi che c'è avuto un'operatrice in questa room e lo afferma ad io che la luce va bene. Va bene, grazie Dodo, grazie a tutti per averci seguito anche in questa lobby B del torneo Esist Livic e ci vediamo alla prossima, quindi. Ci sarà una È stata prossima? No, la figata, è come sempre. l'ultima? No, No, c'è un'altra domanda che non domani, abbiamo domani fatto. sarà Come l'ultima. sempre. Domani l'ultima Domani. giornata. Sì, è l'ultima. Ricordiamo una cosa però, a fine settimana 60 € per i classificati e in più c'è la possibilità di partecipare al torneo settimanale nazionale che prevede premi fino a un monte premi di 180 € se non ricordo, 240 non mi ricordo, non mi prevede. Insomma, soldi su soldi che arrivano a chi gioca. Mi paghiamo per giocare. Questa è la realtà Bello. dei fatti. Ogni settimana tornei Esis con delle locandine fighissime fatte dalla nostra magistrale e grandissima artista grafica, una che conosco, l'ho sentita qualche volta parlare. Oh, se la presentamela allora, se c'è così Bella figa, fortissima, grande. grandissima. Ottimo. Grande Grazie. Dodo. Ciao, Ciao, buonanotte. ciao a Ciao, buonanotte tutti. a tutti. Grazie di averci seguito.